Ciao da soli, oggi Good Morning Milan un po' posticipato perché volevo andare a raccogliere tutte quelle che sono le notizie dedicate chiaramente a quello che è l'ingresso di una nuova proprietà, un nuovo azionista principale per il Milan. Stiamo parlando chiaramente di Red Bird. Ieri era arrivata la notizia che avevamo riportato del fatto che fosse già stato firmato appunto il contratto preliminare. Oggi è arrivato l'annuncio ufficiale tramite comunicato. Quindi ci focalizziamo su questo, vediamo una sorta di cronistoria di quello che è successo in questa giornata, a partire appunto dal comunicato che vi leggo perché ha dei passaggi interessanti. Red Bird Capital Partners ed Elliott Advisors UK Limited hanno annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo definitivo per l'acquisizione da parte di Red Bird dell'associazione Calcio Milan, neocampione della Serie A. Il passaggio alla nuova proprietà avverrà nel corso dell'estate con il closing previsto entro settembre 2022. Closing, quindi tutte quante quelle che sono le limature burocratiche andranno finalizzate entro settembre. Questo chiaramente però, salvo sorprese clamorose, indica che a partire dal preliminare, che è già definito, dovrebbe già esserci, ci sarà sicuramente già la possibilità da parte della dirigenza di muoversi operativamente nell'ottica appunto della nuova proprietà. L'accordo che valuta il club 1,2 miliardi, quindi non gli 1,3 preventivati da molti giornali, prevede che Elliott mantenga una partecipazione finanziaria di minoranza nel club, non viene specificata nel dettaglio quale essa sia, nonché propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione. Questo chiaramente va a indicare che il peso di Elliott non sarà minimale, sarà comunque un peso di un certo livello, quindi anche la partecipazione non sarà dell'ordine del 5%, ma chiaramente una partecipazione un pochino più accreditata o comunque di livello, per tanto da garantire appunto la presenza di membri all'interno del consiglio di amministrazione, consolidando così una partnership tra Red Bird ed Elliott che darà continuità ai progressi compiuti sotto la guida di Elliott negli ultimi 4 anni. Anche questo passaggio è fondamentale, quindi all'insegna della continuità. Che vuol dire? Vuol dire che si può seguire col modello, come dicevamo, come ai tempi, anch'io dicevo, cioè in linea con quello che è la filosofia Elliott, con Inverscop sarebbe stato un po' più diverso, ci sarebbe stata più continuità chiaramente con Red Bull. Cosa significa? Che sarà esattamente la stessa politica, sia a livello filosofico, no quantitativamente. Probabilmente ci saranno più investimenti, perché? Perché come abbiamo già visto il video di ieri, che vi invito a rivedere, per forza di cose, logicamente a livello finanziario, viene da pensare che Red Bull vorrà far fare il passo in più al Milan dal punto di vista sportivo, del marketing, del fatturato, per poi chiaramente dare una valorizzazione, avere una valorizzazione del Milan che vada a garantire un eventuale guadagno in doppia cifra, laddove poi si vada ulteriormente a rivenderlo nell'ottica più, chiaramente più lunga rispetto a quello che ha fatto Elliott. Però questo, il fatto che ci saranno più investimenti, non implica che si screditi quello che è stato fatto fino adesso, cioè sarà la medesima filosofia, cioè politica dei giovani, attenzione ai tetti salariali, poi magari si alzerà un po' il tetto salariale, magari il giovane anziché a 10 milioni riesce a prendertelo da 20 o da 30 e così via, però ragionevolmente questa sarà la politica, cioè puntare su situazioni economiche che non creino un appesantimento del bilancio. Quindi deve esserci una convenienza tecnica dell'operazione e anche una convenienza chiaramente economica, cioè un investimento. Tutto quello che viene investito deve avere un'ottica economica anche, cioè di investimento, di qualcosa che può crescere e cui possibilità di svalutazione sono minimali. Per esempio, come abbiamo visto, giocatori anziani presi magari o a zero o in prestito con diritto di riscatto comunque generalmente basso, ma questa è un po' la logica secondo me, e a leggere il comunicato verrà mantenuta questa, seppur con quantitativamente probabilmente diverso tenore. La priorità di Red Bull è proseguire appunto il lavoro con l'area sportiva e il management del club, altro elemento fondamentale. Qua chiaramente viene esplicitata la volontà di Red Bull, come a dire: Maldini ti sento, Maldini ascolta qua, voglio continuare con te.
e anche questo è un elemento fondamentale per dare continuità al percorso del Milan, puntando a ritornare ai vertici del calcio mondiale. Anche questo è un elemento importante. La combinazione di successi sul campo, strategia di acquisto e sviluppo di nuovi giocatori e gestione commerciale globale di altissimo livello, unita all'esperienza di Red Bird nel guidare e sviluppare franchigie sportive internazionali, garantiscono un futuro ancora più luminoso alla leggendaria storia del Milan. Quindi un comunicato breve ma carico di significato. Poi abbiamo chiaramente il saluto, abbiamo avuto il saluto di Elliot, che ha sostanzialmente ringraziato il Milan, ma di fatto è un finto saluto, perché noi, comunque Elliot non sparirà dai radar dei milanisti e sarà ben coinvolta anche in questo nuovo progetto, diciamo una sorta di Virgilio, mi viene da dire, dovendo usare una metafora. Ma passiamo oltre, andiamo a vedere quelle che sono dopo lettere ai come si dice ai milanisti di Elliot. C'è un passaggio interessante appunto nella lettera di Elliot ai tifosi, in cui il fondo americano va a rassicurare appunto quelli che sono i rossoneri nel mondo. Red Bull, come noi, crede nello sviluppo di un club sostenibile di successo, quindi l'elemento sostenibilità rimane cruciale. Ma è giusto, chi non vuole la sostenibilità magari non ha l'ottica di medio lungo termine, e tu, ok, fai baldoria oggi domani, poi voglio vederti. Pensate al caso Inter, pensate ad altri casi. Se uno non applica la sostenibilità ormai nel calcio, che ha progetti magari vincenti nel brevissimo termine, ma che poi portano addirittura alla possibilità che la squadra venga distrutta a livello economico. Questo vuol dire magari rischio di non potersi iscrivere ai campionati, rischio di totale crollo sportivo di una squadra. Insomma, io preferisco magari vincere impiegandoci un po' di più, ma in maniera sostenibile, in modo tale che se anche vanno via gli investitori, ho una società sana che può essere presa e ripartire da dove è stata lasciata, piuttosto che una società che magari investe, pompa, un anno ti fa una stagione pazzesca, che poi vediamo anche il PSG, sì, stagione pazzesca nella Liga, ma a livello sportivo, quando poi inizia a non pensare logicamente ad acquistare a qualcuno con una valenza sportiva, ma solamente di esplosione commerciale, finisce che poi collezioni figurine che non sanno stare assieme, che non hanno una credenza tattica comune, dei valori comuni, poi crei una squadra che è inefficace per grandi vittorie, pur essendo fortissima sulla carta. Stesso discorso per cui il discorso del ha vinto la squadra più forte, stupidaggini, la forza di una squadra non è solo la rosa, sono tanti altri elementi. Cosa succede? Che poi magari queste società, immaginate se andasse via adesso il proprietario del Paris Saint-Germain, chi lo se lo piglia Paris Saint-Germain con i costi che ha? Chi potrebbe permetterselo? Dovrebbe svendere tutto e crollerebbe, probabilmente non dovrebbe, non lo so, reinventarsi completamente. Quindi questo è importante, avere un modello sostenibile dal mio punto di vista. Poi se chi rimane si fa accecare dai sceicchi che non hanno ancora vinto niente a livello sportivo, perché anche il Manchester City questa di nuovo è andato fuori in Coppa Campioni. Si vincono la Premier, magari la Premier la vinci comunque con un modello sostenibile, quindi dove stiamo, cosa stiamo a dire? Vabbè, chiuso il discorso, questa è la mia polemica personale. Il proseguire del nostro coinvolgimento riflette la fiducia di Elliot nella leadership di Red Bull e la nostra convinzione che il meglio debba ancora venire. E con il nuovo accordo, gli stessi leader eccezionali che ci hanno portato fin qui resteranno al timone. Alto riferimento a Maldini, che dovrà avere proprio in queste ore un colloquio con Jerry Cardinale. Per questi motivi il Milan può essere certo di contare sullo stesso livello di supporto che Elliot ha dato nei club negli ultimi 4 anni. Quindi direi che quasi si crea un sistema duale, in cui uno un po' più pesante per questioni economiche, Red Bull, ma Elliot secondo me si farà sentire come. Non è una proprietà unica, mi verrebbe a dire, quasi una cogestione, diciamo. La giornata di Jerry Cardinale è iniziata molto presto questa mattina, questo recap generale, prima di recarsi a casa Milan. Infatti intorno alle 7.30 il nuovo proprietario rossonero ha incontrato Luigi De Siervo, AD della Lega Serie A. Lo riferisce appunto Gazzetta.it, che spiega che si è trattato di un colloquio informale tra i due che ha permesso al numero uno di Red Bull una presa di contatto con il calcio italiano anche a livello istituzionale. È anche uscita notizia del fatto che Cardinale, con conferma appunto del sindaco di Sesto San Giovanni, è già andato a Sesto per visionare la potenziale Rafalc, ex Rafalc, dove potrebbe eventualmente sorgere il
il nuovo stadio. Sapete già il mio tifo per il fatto che venga realizzato là, per una questione di costi, per una questione di comodità, perché alla fine probabilmente anche più comodo di San Siro, perché è servito, perché è un po' fuori, perché c'è più parcheggio e tutto, per una questione anche di tempi di realizzazione, perché sicuramente sarebbero più brevi, e per dare anche un messaggio, così come è stato fatto con i procuratori, cioè che se i procuratori alzano la cresta, il Milan li manda al diavolo, loro e i loro giocatori, uguale questa presa di posizione sarebbe dire che il Milan non si fa prendere tra le palle dalla burocrazia, assolutamente no, e il Milan si muove in maniera intelligente e autonoma. Io vi saluto, ci aggiorniamo eventualmente dopo, ciao!